È stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la formazione nel settore edile tra Prefettura, l'ente CPT Scuola Edile di Pesaro Urbino e gestori del CAS, rivolto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e ad altri stranieri in condizioni di vulnerabilità, che si rivolgerà a 18 allievi ospitati nei CAS e che sarà interamente a carico della Cassa Edile. Grazie al Comitato Paritetico Territoriale, quindi alla scuola edile, siamo riusciti oggi a firmare questo protocollo molto interessante perché prevede l'inserimento nella scuola edile di 18 allievi, 18 migranti maggiorenni che saranno formati sia in teoria che sulla pratica. Quindi ci sarà la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e poi ci sarà il periodo in cui si inseriranno nelle aziende e quindi impareranno effettivamente il mestiere. Questo sarà utilissimo in futuro per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Il protocollo prevede quello che inizialmente è una formazione di base per i migranti e quindi la scuola ha previsto di avviare un progetto pilota sulla base di un protocollo nazionale sottoscritto dal nostro internazionale che è il FORMEDIL col Ministero e questi protocolli dovrebbero prevedere portare almeno a una formazione di base di persone che entrano nel settore per poi essere inseriti all'interno delle aziende della nostra provincia. Quindi sulla base di quello che è il protocollo nazionale sottoscritto dall'internazionale col Ministero ci sono questi protocolli a livello territoriale che prevedono esattamente la formazione. Nel nostro caso abbiamo deciso di, o meglio il Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile ha deciso di mettere a disposizione una somma per poter avviare un progetto pilota, che quindi è un corso di 400 ore in ambito edile, quindi dovrebbe essere un corso di operaio edile polivalente, e al termine delle 400 ore i ragazzi andranno a fare degli stage in aziende che gravitano intorno agli enti bilaterali, quindi alla scuola edile, alla cassa edile, per poi provare a inserirli con contratti di lavoro stabile, di apprendistato o eventuali altre tipologie contrattuali. Ci consente di far muovere le istituzioni attorno alle politiche migratorie. Noi abbiamo sottolineato due questioni. La prima, quella del fatto che ci siano contratti a fine formazione, ovviamente, ci siano contratti veri di apprendistato e non tirocini. L'edilizia è molto pericolosa e bisogna imparare bene le cose, ma poi bisogna avere norme contrattuali che garantiscono le persone. Sullo sfondo poi la necessità che le imprese diano una mano a trovare le condizioni poi per trovare gli alloggi a queste persone, perché il meccanismo dello Stato è questo: quando si è autonomi per oltre 6.000 euro, quindi 4-5 stipendi, si deve lasciare l'accoglienza statale e non si può rimanere per strada, quindi bisogna che questo problema sia risolto insieme, dalla nostra parte, ogni collaborazione. Ieri c'è stato un momento molto importante, una presentazione alla Camera dei Deputati, una conferenza stampa sul Festival della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro che si terrà qui a Pesaro dal 12 al 14 giugno e in quella sede saranno affrontati tutte le problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riferimento all'intelligenza artificiale, ai rischi che l'intelligenza artificiale sempre più mette in evidenza, ma anche alle soluzioni che possono essere, diciamo, trovate. Quindi c'è stato il presidente dell'INAIL, il presidente dell'Ispettorato del Lavoro, quindi insomma ad alto livello è stata affrontata tutta la tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro.